Buongiorno a tutti, sono Davide Marone, benvenuti al consueto appuntamento con l'analisi live del mercato dedicata all'apertura europea. Allora, ieri abbiamo avuto una giornata sui mercati, almeno per quello che concerne il comparto valutario, piuttosto piatta e dopo gli scossoni che abbiamo avuto martedì in quello che anche ieri spiegavamo come essere stato un massiccio flusso di vendite di dollari, era in qualche modo ipotizzabile. Abbiamo visto che il tema, soprattutto dal momento che secondo me il punto cruciale è stato quando la Fed ha di fatto abbandonato i parametri quantitativi per sposare una view più qualitativa, che allo stesso tempo è anche più evasiva, se vogliamo in qualche modo essere pignoli. Da quel momento abbiamo visto un mercato che fa fatica a trovare delle tematiche di medio periodo e si affida tendenzialmente proprio alle fiammate di volatilità legate a quelli che possono essere degli interventi da parte dei market, dei policy maker, scusate, e le notizie chiaramente che provengono dal fronte macro. Questa notte, ieri avevamo messo chiaramente in guardia, abbiamo avuto di fatto la prova concreta e lampante qui sul dollaro australiano. Lo sapete, lo scrivevo anche questa mattina sul Morning Advisor. Abbiamo avuto le release addirittura su due fronti, perché c'è stata di fatto a distanza di mezz'ora la pubblicazione dei dati relativi al mercato del lavoro, quindi tasso di disoccupazione e variazione del livello di occupazione, entrambi abbastanza migliori delle attese, soprattutto questo secondo dato che addirittura è triplicato rispetto al consenso, con un miglioramento del dato precedente, e il tasso di disoccupazione invece che è sceso di un decimo punto percentuale dal 5,9% al 5,8%, e questo ha provocato le prime salite che poi hanno trovato di fatto un ulteriore, in qualche modo, propellente in seguito agli altrettanto buoni dati sulla bilancia commerciale della Cina. Anche questa di un oltre 50% rispetto alle aspettative, quindi dati che sono stati univoci e che non hanno potuto che rafforzare il dollaro australiano, peraltro con dei presupposti secondo me tecnici molto belli, perché qui ancora una volta abbiamo visto la rottura martedì del 93,15, poi tutta la correzione che era stata molto profonda, o meglio relativamente profonda nella giornata di ieri. Vedete un pullback proprio in quest'area. Ieri seguivamo molto bene, o meglio martedì seguivamo molto attentamente il posizionamento anche delle medie, oltre che questa figura di riferimento in questa correzione, per delle rotture, ripeto, sopra 93,15. Ieri c'è stata una dinamica di ritracciamento attorno a quei punti, poi partenze di acquisti importanti, superamento dei massimi visti a 93,65 e raggiungimento ormai prossimo rispetto a quello che è il target attorno a 93,85-93,90, che potrà vedere nuove estensioni anche al di sopra di 94 verso il primo livello di 94,25. Prima di poter stimare un'eventuale divergenza regolare ribassista qui sul 4 ore, che tuttavia è molto lontana, per cui anche stamattina nei livelli che fornivo, nei livelli di prezzi che fornivo nel Morning Advisor, mettevo solo in guardia, ma chiaramente è qualcosa da monitorare, per adesso nulla più. Mi sposto sul grafico orario, dove c'è stata una buona evidenza, qui addirittura poi si è andati in divergenza regolare oraria nella notte, in buona sostanza, e nuovi massimi che ora chiaramente possono contemplare dinamiche di lieve ritracciamento, e guardiamo per questo i livelli di massimo visti martedì a 93,65, per quello che è un quadro tecnico che però anche proprio in scenario daily sembra essere sempre più valido verso il rialzo, per cui l'idea di andare a riprendere 94, l'area di 94,25 e eventualmente, ma questo poi andrà valutato, i massimi, questo importante massimo di swing di, lo ricorderete, metà aprile a 94,60. Allora, insomma, è abbastanza lecito che questi livelli possano essere raggiunti, ripeto, su uno scenario multiday che tecnicamente, ancora una volta sull'australiano, non mi stupisce, si è ben manifestato. Restiamo quindi ancorati rispetto a questa view. Ritorni sopra 93,65, io non credo che invalidino l'idea, potrebbero portare a delle lievi correzioni in grado di arrivare a questi livelli intermedi, 93,45 o appunto l'area di 93
e 35,93,40, che anche stamattina enunciavo come area eventuale di possibile ritracciamento, ma sono abbastanza confidente che anche un ritracciamento più profondo, come in questo caso, possa poi riportare a degli acquisti sulla valuta oceanica. E il quadro tecnico, ripeto, è stato molto interessante, indubbiamente il più interessante dopo la giornata piatta che abbiamo vissuto ieri, in riferimento chiaramente al mercato valutario. Procedendo un po' con il consueto ordine, mi riporto sul grafico qui a 4 ore dell'euro-dollaro, un euro-dollaro che, lo dico ormai da qualche settimana, da un punto di vista tecnico, secondo me si sta muovendo piuttosto bene e mi riferisco all'affidabilità dei livelli statici rispetto invece a dei contesti non solo volatili, ma veramente poco tecnici che abbiamo vissuto nei mesi, nelle settimane scorse. Qui, sia dal punto di vista delle rotture e quindi dei breakout e dei meccanismi invece di ritracciamento, sono stati invece questi, dal punto di vista dei livelli, ripeto, molto tecnici. Anche qui massimi a 39,5, buone le correzioni che, però vedete, in primo luogo sono andate arrestandosi proprio su un bel livello importante, quello che io chiamo un livello di confluenza grafica. Perché? Perché c'è la concomitanza di più elementi. Qui vedete sull'ottimo grafico a 4 ore il transito della media 21 in relazione proprio al punto statico di area 1,39,1,39,05. Qui la divergenza regolare ribassista sul 4 ore che scrivevamo ieri si è andata ben sviluppandosi, e chiaramente qui restiamo però con l'ottica di una ripresa di cui stanno già arrivando i segnali. Qui vedete una formazione che possiamo ritenere una formazione a flag, per cui attenzione, chiaramente se siamo entrati a questi livelli volendo in qualche modo ottimizzare il rapporto rischio-rendimento con degli stop appena sotto 1,39, l'operatività in questo momento ci sta premiando e ci può consentire già di quantomeno avvicinare lo stop rispetto ai livelli di ingresso, appunto in area 1,39,05. Tuttavia, e mi porto qui sul grafico orario, chiaramente da un punto di vista proprio tecnico dobbiamo trovare ulteriori conferme che potrebbero avvenire alla rottura, ripeto, della figura e di questo livello intermedio, quello che ricorderete, di cui parlavamo anche della prima fiammata di martedì mattina a 1,39,30. Allora, a quel punto l'idea di puntare non solo verso i massimi, ma di puntare ai massimi di questi, lo vedete, a 1,39,65, massimi che avevamo visto a metà marzo, diviene plausibile. Qui chiaramente, ragazzi, c'è da relazionare tutto a quello che avverrà oggi sul fronte Banca Centrale. Stamattina ho scritto un paragrafetto sintetico, ma che rende un po' quella che è la mia idea, nel senso che questa volta sono abbastanza allineato al consensus che di fatto prevede un nulla di fatto, scusate il gioco di parole, sul fronte interventista, per cui una BCE che si manterrà ancora una volta su toni di monito più che su toni invece di intervento, di azione. Per la verità abbiamo visto anche questa mattina l'ennesimo dato negativo per la Germania, quello sulla produzione industriale, quello, scusatemi, delle ore 8, la cui previsione era per uno 0,2%, e invece la release ha svelato un meno 0,5%. Quindi segnali secondo me molto preoccupanti, perché l'economia core, la Germania, quella su cui praticamente si fonda l'Eurozona, l'abbiamo visto, sta in maniera reiterata e continua fornendoci release negative. Quella secondo me più rilevante è stata quella della settimana scorsa relativa all'inflazione su base mensile, per la prima volta col segno meno, quindi di fatto uno scenario di deflazione dalla quale la Germania sembrava essere fuori rispetto invece ai paesi periferici dell'Eurozona che notoriamente sono in deflazione, a partire dall'Italia. Per cui sono segnali allarmanti, ma dal mio punto di vista la BCE, in relazione anche proprio all'ultima release sull'inflazione complessiva dell'Eurozona, che lo ricorderete, ha visto un lievissimo miglioramento da valori agghiaccianti dello 0,5 a ritorni appunto a 0,7, potrebbe, ripeto, in
qualche modo ancora lanciare il proprio monito e quindi avvertire sulla possibilità dell'implementazione di misure anche di natura straordinaria, anche se, come potete ricordare, del famoso quantitative easing della BCE non si è più parlato e secondo me è stata un po' una sparata buttata lì, ma oggi vedremo se sarà stato questo il caso. Ripeto, c'è il discorso bancario e quindi dell'asset quality review che andrà fatta prima eventualmente di implementare misure anche per esempio di stimolo alla liquidità delle banche dell'Eurozona. Stamattina parlavo di come i tassi abbiano vissuto in questi giorni, parlavo del tasso Eonia, cioè in buona sostanza l'Euribor overnight, avesse vissuto nella giornata di ieri un balzo preoccupante, proprio relativo al fatto che la liquidità in circolazione all'interno dell'Eurozona sta assottigliandosi e non ci stupiamo perché praticamente il credito è congelato e quindi tutto il circuito che poi dà linfa all'economia. Ad ogni modo, tanto per tornare poi a uno spunto pratico, perché poi ragionamenti li faremo anche oggi, lo sapete, ci collegheremo alle 14:25 per seguire in diretta la press conference di Draghi, dicevo come il pericolo sia, a fronte di nulla di fatto, poter assistere alla possibilità di ulteriori allunghi dell'euro, perché è lo scenario assolutamente più ipotizzabile nel momento in cui, secondo me, una politica di wait and see, cioè di non interventismo e di ancora monitorare i dati macro, monitorare l'inflazione, bla bla bla, può in qualche modo essere supportiva per l'euro. Sono proprio ragioni che sulla base degli elementi che abbiamo elencato sembrano piuttosto ovvie. Cosa invece può in qualche modo portare a vendite di euro? Lo scrivevo anche questa mattina. Secondo me sono due le possibilità. O una chiara allusione a manovre imminenti che potrebbero essere magari ascritte ai prossimi mesi, quindi una BCE che reitera sul discorso delle misure straordinarie che in qualche modo, anche se un banchiere centrale non lo fa quasi mai, salvo Gaff, in qualche modo fa intendere che saranno da giugno, luglio, nei prossimi meeting, in relazione anche, ripeto, ai stress test sulle banche, i possibili mesi per queste manovre straordinarie. O in secondo luogo, e questo secondo me è ancora meno probabile, c'è cioè un riferimento esplicito alla forza dell'euro e al tasso di cambio. Draghi di suo non ne parlerà, probabilmente qualche domanda invece lo obbligherà a spiegare questi valori dell'euro molto molto forti, vedremo quale eventualmente sarà il suo wording e questo potrà essere un elemento che nel breve potrà eventualmente farlo scendere. Per il resto non vedo scenari particolarmente a favore di eventuali ribassi di euro, per cui aspettiamoci, ripeto, dati i livelli tecnici, l'1,39,5, l'1,39 e 70 circa, e chiaramente la soglia di 1,40 che se dovessero partire gli acquisti di euro potrebbe essere assolutamente verosimile. Per dei posizionamenti corti in uno scenario di forza così importante, io sono molto conservativo e contemplo degli ingressi sotto i massimi precedenti, quelli prima degli acquisti di martedì mattina, quindi sotto 1,38-1,85, qui i livelli poi sono abbastanza ben delineati, 38,5 e così via. Quindi questi sono i criteri che dal mio punto di vista vanno adottati per il trading dell'euro-dollaro nella giornata di oggi. Passiamo al cable che qui andiamo a aggiornare, vedete il livello, pure ha messo a segno questa correzione che sta trovando i primi arresti, anche se il fatto che non siano stati più profondi, secondo me lascia in qualche modo presagire, ripeto, possibili ripartenze un po' proprio uno scenario. Se vogliamo qui in qualche modo simile a quello visto fino a ieri notte sull'australiano, va detto che alle 13, lo sapete, verrà comunicata, la Bank of England comunicherà la decisione sul tasso di interesse e sul quantitative easing totale. Non sono attesi assolutamente novità, per cui non mi aspetto una fortissima volatilità sulla sterlina, nonostante la sua caratteristica tipica di reagire a tutto quello che proviene dal fronte macro, però attendiamoci di fatto nuova linfa perché il quadro tecnico è assolutamente impostato a rialzo e la possibilità di rivedere l'area di 1,70, ricordando come l'area di riferimento sui punti di massimo sia quella che ormai risale a
diversi anni fa di 70, 35, 70 e 40. Anche qui per lo short sarei abbastanza conservativo. È chiaro che degli ingressi aggressivi contemplerebbero sotto 1,69 e mezzo di mettersi corti e di sfruttare le prime fiammate che potrebbero essere di questa natura, quindi fino a 69,20. Io, quando il trend è così importante in senso direzionale, sarei più conservativo, anche in questo caso aspetterei ritorni proprio sotto questo 69,20, 69,15, riguardando poi i livelli che seguivamo prima, quindi i 68,85, i livelli successivi che vedete qui ben tracciati. Discorso yen. Buona la sua tecnicalità ieri, seguivamo molto bene questa divergenza regolare rialzista, con i classici criteri che andiamo a porre per le divergenze regolari rialzisti, cioè ragionare con due approcci che siano aggressivo o conservativo. Nel primo dei casi, che è quello che chiaramente ci può offrire un rapporto rischio-rendimento migliore, direi che anche in questo caso ci siamo ben comportati. Perché? Perché in area della media 21 e qui proprio del livello di 102, dove è quasi perfettamente arrivato, lì ci dobbiamo trovare con un approccio aggressivo di trading della divergenza in stop in pari e in questo caso essere tranquillamente in posizione e valutare delle possibili riprese. Riprese che stamattina ascrivevo proprio al livello di 101,65, 101,70, dove, ripeto, il mercato può ancora andare di fatto a riposizionarsi lungo e a puntare l'area di 102 ed eventualmente a livelli successivi, evidenziando il 102,15 come livello successivo, per cui restiamo ancora con uno scenario di questo tipo che, ripeto, dovrebbe validarsi. Qui uno stop reverse io non lo andrei ad escludere sotto 101,65 per quindi puntare alle aree di minimo, ma restiamo ancora, ripeto, in ottica rialzista. Vediamo se qui l'orario, dal punto di vista anche delle medie, incomincerà a favorire uno scenario di questo tipo con la 21 che quindi incomincerà a dare direzionalità a rialzo e ad accompagnare il prezzo, che per il momento ha avuto proprio una buona reazione su questo 101,70, che è un livello, vedete, intermedio che già seguivamo, insomma, da qualche tempo. Quindi nel breve privilegiamo uno scenario long per dollaro yen. Mi porto anche su euro yen, che continua a essere, vedete, ovviamente non chiaro, perché con grande di fatto alternanza euro-dollaro-dollaro yen, a parte il movimento di martedì, ma anche lì, se ricorderete, c'era stata non una perfetta sincronizzazione, perché l'euro-dollaro era partito molto prima rispetto al dollaro yen, che poi dopo successivamente si è allineato. E dicevo come l'euro yen fondamentalmente viva ancora questa fase. Vedete un grafico non bello da un punto di vista tecnico, ci si muove all'interno di questo più ampio range di una figura in buona sostanza, cioè da 142 a fondamentalmente qui l'area di 100, 141, sono i livelli che vedete negli ultimi giorni, salvo livelli intermedi, sono stati di riferimento. Non abbiamo grandissime indicazioni, guardate il posizionamento anche qui dell'oscillatore stocastico sul grafico 4 ore, il posizionamento delle medie, banalmente l'articolarsi dei minimi e massimi di prezzo, per cui ancora una volta dobbiamo ricercare un'operatività in queste aree. Finché secondo me non ci arriviamo, diviene molto difficile muoversi all'interno di un contesto del genere. Quindi qui veramente facciamo fatica a dare degli spunti oggettivi. Diamo un'occhiata all'oro, perché si è mosso in maniera molto importante ieri. Lo scenario rialzista in ottica daily e 4 ore ha, insomma, subito un grave colpo, e il fatto che non superasse 1316 man mano ha fatto aumentare le probabilità di questo scenario, che pure io andavo sposando, che però legavo, ripeto, a dei break rialzisti. Invece, ma anche qui direi in maniera tecnica, i break sono stati ribassisti sotto 1306, che era il livello di supporto, diciamo, aggiornato, che si era andato a sporcarsi proprio lunedì, in cui l'oro non si era mosso, e questo in qualche modo destava qualche preoccupazione, perché una dinamica di vendita così importante di dollari di martedì non aveva di fatto portato a nessuna ripercussione sull'oro, e questo in qualche modo poteva essere quantomeno, ripeto, sospettoso rispetto al fatto che invece l'oro avesse delle velleità ribassiste che poi si sono andate estrinsecandosi ieri, sono andate estrinsecandosi ieri sotto 100, 1306, e qui però c'è stata buona tecnicalità, perché guardavamo al 1300, 1301 in primo luogo,
e poi chiaramente all'area di 1296, quel livello che ormai seguiamo da tempo. Poi ci sono stati approfondimenti ancora più importanti fino a 1287, per cui livelli che secondo me erano di buona gestione, e adesso siamo in un tipico scenario, vedete, che ci sta facendo vedere delle lievissime correzioni che io andrei però a ragionare in senso ribassista, ancora una volta sempre in modalità di breakout, che sull'oro secondo me è una modalità con cui si lavora piuttosto bene, e quindi rotture sotto 1287 per rivedere quali livelli. L'area di 1281 è chiaramente quella di 1277 come livello successivo, quindi questa diverrebbe l'area di interesse che però, ripeto, lavorerei stop entry sotto 1287. Così come è chiaro che, salvo aver sfruttato proprio dei rimbalzi sull'area di supporto, è chiaro che il long per ora è piuttosto sconsigliabile, se non ancora una volta ritornare qui sul grafico orario, proprio coincide con il superamento a rialzo della media mobile a 21 periodi, quindi tornare sopra 1296. Allora si vanno a prospettare i livelli che abbiamo già di prima descritto, per cui uno scenario che tecnicamente ci impone ancora di guardare al ribasso, lavorando potenzialmente su chiaramente questa congestione che sta andando a formarsi e su eventuali rotture a ribasso in prosecuzione dei movimenti visti ieri. Cosa dire invece del comparto azionario, che ripeto, da martedì secondo me non si è mosso più molto bene. Questo, se vogliamo, è un rammarico, perché secondo me il DAX stava dandoci dei buoni livelli nei giorni e nelle settimane scorse. Ad ogni modo, i riferimenti, se vogliamo, restano un po' gli stessi, perché abbiamo sempre questo 9.555 e il 9.490, che in qualche modo ieri sono stati ancora abbastanza protagonisti, sebbene, ripeto, siano livelli che sono andati in questi giorni sporcandosi. Adesso c'è stato il nuovo superamento di 555 e io stamattina ho in qualche modo messo in guardia rispetto a questi superamenti, come vedete questo che c'era stato e poi in engulfing si era praticamente girato, che c'era stato martedì, per cui io attenderei conferme di tenuta e poi sì, a 955 implementerei eventuali posizioni long, ma ancora il suo superamento non è di per sé, secondo me, giustificatorio di questa dinamica verso l'area di 9600-9620. Quindi ancora attenderei rispetto a questo scenario rialzista, perché potremmo ritrovarci nella situazione di rientri prepotenti, suggeriti anche, vedete, da questa formazione binaria, che è un engulfing che si trasforma, se compattiamo le due candele, di fatto in una pin di falsa rottura a rialzo, sotto 955, per poi riguardare ancora una volta quest'area qui a 500 e 490. Per cui, ripeto, attenderei conferme, ma al momento direi che gli allunghi rialzisti possono essere possibili. Quindi starei molto attento se volessi continuare, appunto, a operare sul DAX. Grande incertezza, lo vedete anche qui sull'indice italiano anche. Qui sul 4 ore attendiamo segnali, ripeto, di prezzo e stocastico in senso rialzista su quella che è di per sé una bella area di supporto sui 21.200-21.250 punti. Sul grafico orario siamo in divergenza, vedete, regolare rialzista, che ci ha potuto permettere, se siamo stati, ripeto, molto aggressivi nell'approccio, degli ingressi long che altrimenti sono da attribuire al superamento del 21.500. È pur vero che c'è l'area di 21.540, per cui direi che questa è un'area che ancora va guardata con attenzione. Per cui, ripeto, come dipende dal superamento forte di questi livelli, allora riguardare per esempio il livello tecnico di 21.700 punti. Il che andrebbe, ripeto, a in qualche modo peggiorare il rapporto rischio-rendimento di cui andremo a soffrire, in riferimento soprattutto al pattern, se l'abbiamo tradato o se lo vogliamo tradare, di divergenza rialzista. Però dobbiamo dare chiaramente una precedenza gerarchica ai livelli statici di prezzo, per cui ancora l'area attorno a 21.500-21.540 punti è un'area che può far tornare il prezzo
il prezzo all'ingiù, per cui da quel superamento che eventualmente dipende a rialzo. Fino a quel momento dobbiamo restare nell'ottica che delle possibili ripartenze siano possibili qui in vendita. Al momento non c'è un segnale chiaro in questo senso, anzi 4 ore orario sembrano dirci che le riprese sono possibili, però vedete, qui secondo me siamo su una situazione ancora più incerta rispetto a quella vista sul DAX, per cui molta cautela nell'operatività. L'S&P 500 a me è forse dei tre indici in questo momento quello che piace di più, perché i livelli tecnici fondamentalmente sono più affidabili. Ancora una volta qui vedete sono livelli che io non aggiorno da alcuni giorni, e perfettamente rispettati. La perforazione, o meglio il perforamento che abbiamo avuto di fatto ieri, non è andato oltre l'area di 1860-1862, il rientro sopra 73 è stato preciso, così come l'approdo imminente quasi a 1880 punti, per cui livelli che sono dei buoni. A questo punto, se non siamo già dentro, ripeto, in posizionamento long, possiamo valutare molto bello qui delle eventuali rotture sopra 1880, per cui aspettiamoci in after hours delle possibili tenute, quindi di fatto saggiare quest'area qui per quelle che possono essere poi delle riprese, dei long in rottura che possono poi andarci a far riguardare l'area di 1888 punti. Uno scenario che quindi potrebbe tornare rialzista in maniera un po' più importante anche sull'S&P 500. Oggi, per quello che riguarda l'America, avremo di fatto un nuovo speech della Yellen alle 15:30. Dubito che possa dire cose troppo diverse da quelle dette ieri. Non sono stato in questa sede a ripetere i contenuti di ieri, li trovate nel Morning Advisor, dove ho dedicato un paragrafo anche a quanto detto dal governatore della Fed. Però direi, a parte questo, market mover sul fronte Federal Reserve non ci sono, per cui tecnicamente restiamo privilegiando questo scenario. Va bene, allora io termino qui la registrazione, resto con voi qualche minuto per i vostri commenti e le vostre eventuali osservazioni e quesiti. Vi ricordo, ci collegheremo alle 14:25, direi, quindi qualche minuto prima che Draghi inizi la sua conferenza stampa, proprio per così ribadire un po' quelli che possono essere gli scenari possibili, e poi seguiremo in diretta la press conference e vedremo le reazioni del prezzo. Quindi vi ricordo 14:25, lo dico per ragioni pratiche, il link è esattamente lo stesso con il quale vi siete collegati questa mattina. Non dovete fare altro che ricollegarvi con lo stesso link, ripeto, verso le 14:25 e saremo dentro in diretta. Intanto grazie, buon trading, buona giornata.